Con la gente contro l'Europa delle banche, della finanza, dello spread, vogliamo riprenderci la sovranità, il controllo dell'economia, del commercio, dell'agricoltura, del futuro. Vogliamo decidere noi, in casa nostra, non è un signore a Bruxelles che deve dirmi come mi devo suicidare. Quali sono i primi obiettivi che ti poni? I primi obiettivi è essere nelle fabbriche, essere con gli agricoltori, essere con gli allevatori, essere con i forconi. Ripartire dal territorio, dalle piazze, quindi governare i comuni e le regioni come stiamo facendo e bene da tempo, però essere di battaglia in Italia e soprattutto a Bruxelles. Se questo euro dopo 11 anni si dimostra uno strumento di morte, uno strumento criminale, allora ridiscutiamo tutto quanto a costo di uscirne, perché uscire dall'euro si può e molti premi Nobel dell'economia dicono anche che convenga. Possiamo immaginare una lega di lotta come quella di molti anni fa? Assolutamente. 24 ore su 24, ovunque, in piazza, con la gente e per la gente. Negli ultimi anni abbiamo provato a cambiare le cose dal palazzo, giustamente, con le riforme, con gli emendamenti, con la devolution, con i referendum. Però a Roma il muro di gomma ci ha respinto, sono stati più furbi di noi. Quindi il cambiamento da questo punto di vista non passa da Roma, la risposta ai nostri artigiani, alle partite IVA, agli agricoltori, ai commercianti, ai disoccupati non passa da Roma, anzi Roma è la causa di questi problemi insieme a Bruxelles. Quindi forzeremo la mano dai territori, dai comuni e dalle regioni dove governiamo. L'inchiesta in corso sia in Piemonte che poi qui per i rimborsi elettorali, che impatto avranno su un territorio che insomma in passato ha avuto... Ma è due anni che menano il torrone alla Lega sulle inchieste, su questo, su quello, sulle mutande, sui lecca lecca, mi dimostrino che qualcuno ha sbagliato e poi ne riparliamo, per il momento solo aria fritta. Anzi, per il momento abbiamo dei sindaci arrestati per niente e poi rilasciati, quindi... Anche la magistratura dovrebbe cominciare a rispondere dei suoi errori, quindi uno dei referendum che andrò a proporre al Congresso, oltre a quello per cancellare la riforma Fornero, oltre a quello per cancellare la figura dei prefetti, però anche magistrati e sindacati, ecco, se devo scegliere due ultracaste che non rispondono di niente a nessuno e non si sacrificano in un momento di crisi per tutti, sono i sindacati e alcuni magistrati che proveremo a riportare coi piedi per terra chiamando i cittadini a firmare per il referendum. Ha detto il lavoro, quindi da dove partirà, cosa farà soprattutto per creare più occupazione, per cercare comunque? Lavoro, trattenendo più tasse nelle regioni, con le buone o quelle cattive, per abbassare l'IRAP che sta ammazzando le imprese, per abbassare tutte le imposte e la burocrazia che ci sono e combattendo a Bruxelles. Perché con i vincoli di Bruxelles non c'è lavoro possibile, non c'è sviluppo possibile, siamo costretti a importare la metà del latte e della carne che mangiamo dall'estero quando abbiamo stalle che chiudono e agricoltori in difficoltà. Quindi che Bruxelles si occupi di se stessa, dei cetrioli e delle banane, noi ci autogestiamo, che siamo anche in grado di farlo. Proporrà al congresso Bossi presidente? Non lo so, vado al congresso a parlare, ripeto, la priorità è il lavoro, non è la carica di Tizio Di Caio, sicuramente Bossi dovrà essere parte della squadra perché Bossi è la Lega e ha visto sempre più avanti di tanti altri, soprattutto parlando di Europa, quando tutti erano come fessi a festeggiare la gioia dell'euro 10 anni fa, i gufi della Lega dicevano Ocio che non è così bello, non è tutto oro quello che luccica, e poi si è dimostrato che non era oro ma era cacca, e quindi Bossi sarà assolutamente parte della squadra. Senta, ha detto che la prima telefonata sarà Umberto Bossi, ma cosa gli dirà? Che ci vediamo e decidiamo come andare avanti, perché non solo Salvini ma la Lega ha assolutamente bisogno dei suoi consigli, della sua esperienza e della sua storia. Napolitano è abusivo dal mio punto di vista, quindi... Vabbè, però diciamo la priorità è il lavoro, non è Napolitano. Il Napolitano lo lascio a Grillo, anche se secondo me è un problema per l'Italia, però mi occupo di lavoro e non di altro. Che idea ha Salvini, nuovo segretario? Che gli italiani non mangiano la legge elettorale, quindi è un argomento che non mi appassiona. Ci hanno messo 8 anni per accorgersi che non va bene, potevano essere un po' più svelti i giudici, però non penso che sia questo che decide le sorti del paese. Vogliamo tornare al proporzionale, facciamolo, vogliamo mettere le preferenze, facciamolo. Non è un problema della Lega, è 2 anni che hanno una stragrande maggioranza, non hanno cambiato una virgola della legge elettorale. Però ripeto, il Parlamento ha ceduto la sua sovranità non col porcello, ma quando ha regalato a Bruxelles le chiavi di casa nostra, del nostro portafoglio e della nostra moneta. Quindi la legge elettorale è l'ultima delle mie preoccupazioni.